6 appuntamenti per altrettanti giovani musicisti vincitori di prestigiosi premi internazionali. Questi gli ingredienti della 15ª edizione della stagione concertistica internazionale. La stagione musicale della Fondazione Bruschi, come sempre, sarà ospitata nel Museo Casa Bruschi, nel cuore del centro storico aretino. Sostanzialmente noi abbiamo quest'anno 5 vincitori di concorsi internazionali. Iniziamo il 21 febbraio con Emanuele Ivanov, che ha vinto a settembre il concorso internazionale Busoni di Bolzano. È un pianista straordinario, tra l'altro tutti giovanissimi, siamo tra i 20 e i 25 anni. Ivanov ha 21 anni, è un ragazzo, insomma, sostanzialmente. E poi abbiamo Francesco Vikram Sedona, che tra l'altro, oltre che avere 19 anni, ha vinto il concorso Enescu 2 anni fa, quando aveva solo 17 anni, è anche un italo-indiano, cioè ha una doppia nazionalità, a testimonianza che la musica ha sempre travalica i confini, non oggi che siamo tutti impauriti da questa coronavirus, la musica paura non ne ha. L'edizione 2020 della manifestazione si inserisce nell'ampio calendario di eventi per il centenario della nascita di Ivan Bruschi, l'illustre antiquario aretino. L'obiettivo da raggiungere è quello di fare di Casa Bruschi un centro di interdisciplinarietà. È chiaro che la memoria di Ivan Bruschi è fondamentale, è un punto di partenza che mira non soltanto a valutare, rivalutare e riaggiornare il lascito di Ivan Bruschi, ma soprattutto sulla base di questo aprire a proposte che sono, diciamo, legate alle arti sorelle.